Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'uno. Oggi volevo parlare con voi del concetto di mente, corpo, spirito, ciò che Ra ci ha insegnato dalle primissime pagine di questo meraviglioso libro, il concetto di mente, corpo, spirito. Questo è il primo termine che confonde il lettore non appena si mette a leggere questo libro. Perché? Perché Ra si riferisce a noi, come avete visto, a un complesso di mente, corpo, spirito. Infatti, Ra dice che noi siamo delle vere e proprie entità complete, avendo noi una conoscenza adeguata. Di questo concetto ci aiuta tantissimo a capire molto molto di più il materiale di Ra. Ecco perché oggi andiamo a che cosa ci dice Ra a proposito di questo argomento. Uno dei primi concetti introdotti nella legge dell'uno è quello di complesso mente, corpo, spirito. Ra usa questo termine invece di persona o gente. Perché? Perché Ra parla da un altro livello di comprensione di quello che è veramente un essere umano. Quando la maggior parte delle persone pensano a se stessi, pensano a loro come a un corpo, ma da quello che dice Ra, il corpo è una manifestazione di un incredibile, intricato sistema di intelligenza che fa il corpo. La prima e essenziale di quello che è la nostra identità è spirito. Lo spirito a questo punto si proietta in una mente e la mente si proietta in un corpo. Ra dice che ciascuno di questi tre componenti sono ugualmente validi e necessari per fare questa esperienza di vita. Non puoi fare a meno di una parte perché ognuna si completa in perfetta unione e sintonia. Possiamo dire che la mente è l'agente attivante dello spirito e il corpo è l'agente attivante della mente. Lo spirito ha bisogno di una mente per sperimentare il pensiero, percezione e sensazioni, ma la mente ha bisogno di un corpo per entrare in questa realtà tridimensionale, per avere questo genere di esperienza, insomma. Questo è anche il vero significato della dottrina della Trinità, ok? Il cristianesimo, si riferisce a Dio a come a tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Se andiamo a organizzarle correttamente, andiamo a vedere che l'archetipo che rappresenta il Padre rappresenta l'eterno mai nato Spirito. Lo Spirito Santo rappresenta la mente e il Figlio rappresenta il corpo, un Dio in tre persone. Questo è il più grande malinteso nel cristianesimo. Perché? Perché è tutto disconnesso dalla metafisica, in quanto in qualche passaggio della Bibbia ci sono delle referenze allo spirito, anima e corpo, l'anima essendo l'altra parola per descrivere la mente. Lo spirito è quell'eterna essenza del creatore, che è proiettato nello spazio e nel tempo attraverso la mente. Ogni spirito è una singola unità o frazione della coscienza del creatore. Lo spirito non è mai nato e non potrà mai morire, si fonde semplicemente con la fonte una volta che completa il suo percorso evolutivo. La purezza e la luce dello spirito si comporta e agisce come un magnete, ok? Come una calamita che spinge l'anima in avanti e
nella sua evoluzione, cercando sempre la luce come la pianta che cerca la luce del sole, per uscire dalla terra ed evolvere e crescere l'anima o la mente di un'entità e una frequenza vibrazionale, okay? Che va oltre nel suo cammino evolutivo, attraverso innumerevoli vite e incarnazioni. Puoi pensare all'anima come a un pezzo d'arte, come l'argilla che viene plasmata dallo spirito per diventare la scultura. Ogni anima o mente è identica, ok, all'inizio di questo cammino, così come ogni palla d'argilla è identica prima di essere modulata. Quindi ogni incarnazione agisce come le mani di un vassoio che modella il pezzo d'argilla, che modella l'argilla in una nuova forma. Quindi ogni esperienza nuova porta nuova karma e nuove lezioni da imparare. Mentre l'anima impara nuove lezioni per ogni esperienza e ogni incarnazione, l'anima sviluppa nuovi pregiudizi e qualità, incrementando la frequenza vibrazionale. Quindi più veloce la vibrazione dell'anima o della mente, più veloce sarà la penetrazione attraverso il velo dell'oblio della terza densità, ricordandosi le lezioni dell'amore e della saggezza. Finalmente il corpo è lo strumento cui lo spirito e l'anima può ricollocarsi alla ricerca tridimensionale. Nella prima densità il corpo è semplicemente uno dei quattro elementi, cioè terra, acqua, aria e fuoco. Nella seconda densità il corpo può variare dalla vita microbiotica fino ad arrivare a piante, fiori e animali. Nella terza densità abbiamo corpi umani con maggiori capacità, capaci di autoconsapevolezza e intelligenti. Nella quarta densità il corpo diventa un misto tra biologico e elettromagnetico, e cioè luce. Verso la fine della quarta densità, Ra ci dice che il nostro corpo, anzi della metà, dice che diventerà luce. Nella quinta densità, invece, è integralmente un campo di energia elettromagnetica, e cioè luce, ed è capace di essere modulato attraverso il pensiero, come nella sesta densità, che avrà più grandi capacità di viaggiare attraverso le dimensioni in tempo e spazio, viaggiare con la teletrasportazione, telepaticamente e così via. Possono fare questi spostamenti telepatici velocemente e naturalmente perché ha un corpo molto, un corpo di luce. Quindi in tutte queste dimensioni a densità ha bisogno di un corpo per evolvere l'anima e la mente, perché senza un corpo non può avere l'anima, o lo spirito non può avere un'evoluzione. Questo vuol dire che anche se il corpo è la manifestazione ultima tra i tre, mente, corpo e spirito o anima, ha la stessa importanza delle tre. Perché? Perché permette al creatore di conoscere se stesso. Quindi è così che abbiamo la Santa Trinità, come la chiama la religione del complesso mente, corpo, spirito, come lo chiama Ra. A proposito di quello che dice Ra del corpo, Ra lo chiama il veicolo fisico della manifestazione della densità in cui si è formato. Quindi, nonostante la Terra abbia fatto il cambio dalla terza verso la quarta densità, anzi in quarta densità nel 2012, stiamo ancora abitando in corpi del raggio giallo della terza densità, ok? Ma ora che la frequenza planetaria è in quarta densità
evolutiva della biologia umana, evoluzione, inizierà la transizione verso il corpo del raggio verde. E quanto tempo ci vuole che questa trasformazione si sia completata, non ci è stato dato di sapere. Ra dice invece che il ciclo di vita di quarta densità del pianeta è intorno a 30 milioni di anni. Quindi per il prossimo futuro il corpo umano sarà un mix del raggio giallo e raggio verde, ma spostandosi sempre di più in avanti in una piena manifestazione del raggio verde, Ra dice che il corpo è il materiale della densità in cui sperimentiamo la vita. Quindi verso la fine della quarta densità ci dice appunto che il corpo sarà in pratica di luce, come dicevo poc'anzi. E quindi per capire di più andiamo a vedere ciò che dicerà a proposito di questo, di come definisce il mente, corpo, spirito. Allora, Ra dice che corpo, mente e spirito sono tutti termini descrittivi, semplicistici. Per parlare di un complesso di epicentri di energia, il corpo, come noi lo chiamiamo, è la materia della densità che dicerà noi sperimentiamo a un determinato spazio-tempo o tempo-spazio. Quindi questo complesso di materia è disponibile per le distorsioni di ciò che noi chiamiamo manifestazione fisica. La mente è un complesso che riflette l'afflusso dello spirito e il deflusso del corpo. Nelle sue complessità più consce contiene ciò che noi conosciamo come sentimenti, emozioni e pensieri intellettuali, scendendo ulteriormente lungo l'albero della mente troviamo l'intuizione, che è la parte maggiormente a contatto o in sintonia con il totale complesso dell'essere. Procedendo dunque lungo le radici della mente, troviamo la progressione della coscienza che gradualmente si volge dalla memoria personale a quella razziale, agli influssi cosmici, diventando quindi un canale diretto di quella spola che noi chiamiamo il complesso dello spirito. Quindi il complesso dello spirito è il canale tramite quale gli influssi provenienti da tutti gli influssi universali, planetari e personali possono essere incarnati nelle radici della coscienza e dove la coscienza può essere incanalata verso l'ingresso all'infinito intelligente. Attraverso cosa? Attraverso l'intelligenza infinita. Allora, tramite questa serie di affermazioni definitive, vedrai che mente, corpo, spirito sono intrecciati in maniera inestricabile e non possono continuare l'uno senza l'altro. Per questo utilizzeremo il termine complesso mente, corpo, spirito invece di considerarli parzialmente, perché il lavoro svolto, come dicerà, nelle nostre esperienze viene fatto attraverso l'interazione di questi tre elementi, tre componenti, non attraverso uno solo. Quindi ora andiamo a vedere cosa ci dicerà a proposito di ogni creatura in tempo e spazio che contiene corpi energetici per ogni chakra. E l'energia sopra quella chakra rimane disponibile nella sua potenzialità in non fisico. Per esempio, quando dormiamo di notte, quando astro proietti di notte, usi la ghiandola pineale o il corpo di luce.
il nostro corpo fisico non può viaggiare attraverso le dimensioni astrali, ma il corpo del colore indaco può. Quindi il corpo di luce può. Quindi noi quando andiamo nel mondo dei sogni, per così dire, usiamo sempre il corpo di luce, che è anche quello, come dicevo, è del colore indaco. Questo corpo del raggio indaco è quello che l'entità di sesta densità possiedono nativamente ed è quello che ci permette di viaggiare nello spazio-tempo nel modo in cui lo facciamo in un sogno lucido. Quindi anche ogni animale, pianta, persino atomo, contengono i sette centri di energia, anche se la maggior parte di loro sono dormienti. Ok, allora io mi fermerei qui perché c'è tantissimo, tantissimo materiale, ma prima di fermarmi volevo darvi la definizione della polarizzazione. Quindi polarizzazione vuol dire crescere, evolvere spiritualmente, apprendere più lezioni. Questo vuol dire apprendere più informazioni, capire di più, conoscere di più. E come abbiamo già detto, in questa densità noi scegliamo la nostra polarità. Se polarizzarci o crescere, evolverci spiritualmente sul cammino negativo, o cioè sviluppare di più l'ego e vedere le illusioni e andare ancora più in profondità nel mondo delle illusioni, ok? Oppure sviluppare e crescere, evolverci come verso la luce, come la nostra natura, conoscere di più la nostra natura, conoscere di più il creatore, l'amore, ok? E nel frattempo aiutare gli altri, crescere e conoscere la vita, se stessi. Un'altra cosa che mi hanno chiesto: perché Logos ha introdotto il velo dell'oblio in questa densità? Ne abbiamo già parlato dicendo che Logos è arrivato con quest'idea di poter, come dire, educare le anime, cioè la mente, ed espandere e accrescere come a scuola, non sapendo chi fossero e non avendo accesso ad altre memorie. Nemmeno i Logos sapevano che sarebbe successo nell'introdurre il velo. Quindi il velo è stato introdotto in quello della dimenticanza, appunto, è stato introdotto in questa densità come catalizzatore per aiutare le anime o le menti a espandere e crescere. Ok? Perché ne abbiamo già parlato di questo, le anime o la mente, sapendo che erano il creatore, non si davano tanta briga di sperimentare altro. Quindi ci voleva tanto tempo a passare tra una densità all'altra. Praticamente non imparavano le lezioni che erano venute a imparare. Allora io mi fermo qui, vi aspetto nel prossimo video e andiamo a concludere questo discorso che abbiamo iniziato a proposito del complesso mente, corpo e spirito. Allora mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con il prossimo video. Ciao a tutti!